Dai, Luca, smetti di perdere tempo con quella scritta. Dobbiamo darci una mossa, dobbiamo costruire una casa. Ma no, ma chiaramente facciamo la casa piccola. È molto più comoda. Ma come così piccola? Ma è troppo piccola. Dobbiamo costruire una casa, però noi dobbiamo essere piccoli, vedi? No, io sono già abbastanza piccolo. Tu sei troppo piccolo, Luca. La casa piccolissima è molto meglio. No, secondo me è meglio una casa gigante in cui vivere. Ma vedi che non ci riusciamo mai a capire. Facciamo una bella cosa. Tu costruisci con queste schifezze e vediamo chi costruisce la casa migliore. Sicuramente non sarà quella piccola, però. Aha, ho già finito il pavimento. Ma come già finito? Allora devo sbrigarmi anch'io, che ci sono quasi. Tac. Stai facendo un po' troppo grossa, mi sento un po' in minoranza, fa niente. In minoranza non vuol dire quello, ma è piccolissima sta roba, ma porca miseria. Ci starà tutto quello che serve, anzi. Tutto quello che serve, buona fortuna. Mamma mia, ma riesci a piazzare le colonne in un colpo solo, ma è impressionante sta roba. Sono comodissimi i blocchettini, molto meglio dei blocchi normali. Sì, sempre a prendermi in giro per i miei blocchi enormi, dai, su. La grandezza non conta. Che cosa diavolo? Perché ti stai lamentando così forte, Luca? Ti è partita la sirena? Hai chiamato l'ambulanza? Mi sono appena ricordato che devo fare tutti i mobili a mano. Vedi, quella è la sfortuna di dover creare una mini casa. Io almeno posso usare i mobili normali, ma sono io che sono super piccolo. E quindi dai, ci sta, insomma, come roba. Mentre qualcuno qua deve diventare... I miei saranno più belli sicuramente. Ma dove sei andato? Ma non sei nemmeno qui. Sto prendendo i materiali. Sì, dai, Geppetto, sbrigati. Non lo so, Luca, se sta venendo bene questa cosa. Mi pare un po' strano come letto. Cosa vuoi? Lo devo finire. È modulare, è tutto fatto a mano. Sono gli artigiani poltrone sofà. E poi, scusami, sei tornato indietro e pure distrutti i muri. Qui c'erano dei muri prima. Sì, perché non so ancora bene quanto la voglio fare grande. Magari la voglio espandere, appunto, non voglio... Vedi limitarmi. Che è un problema fare una casa troppo piccola. Beh, il letto comunque non ti sta venendo bene. Mi sta abbastanza piacendo. Tanto io ho un sacco di tempo da passare, sai, la mia casa è già a buon punto, mentre la tua non ha nemmeno i muri. Via! Shh, gigantone, che abusi più piccoli. Oh, cosa stai dicendo? Non offendermi così. Mamma mia, sempre a bullizzarmi perché sono troppo grande e alto. Spino, come ti va? Bene, sto mettendo i vetri. Oh, guarda che roba. Sto facendo la tua parte preferita della casa, il frigo. Come il frigo? Ma sei tu quello che pensa sempre a mangiare. Guarda che roba, ho già fatto il primo piano. E tu come sei messo? Bene, adesso devo finire il mio cactus. Ma che bel frigo questo. Non è male. Se soltanto non fosse fatto di blocchi di plastica, penso. Perché non è quello. Beh, insomma, dai, ti pare un pollo. La cosa migliore dei blocchetti qual è? Che posso lanciarli! Oh, no, ma che schifo, ma che roba è? Ma porca miseria, ma pure adesso mi stai griffando la casa con... stai buono, stai... Luca, vuoi che tiro fuori la lava? No, dai, sono un paio di blocchetti, vai via. Volevo farti un regalo, magari li puoi usare per qualche decorazione. Ah, grazie. Oppure te li potrei restituire. No, vai via. Goditeli quei blocchetti, maledetto. Guarda un po' cosa mi tocca distruggere adesso. Cosa stai facendo lì, Luca? Sto finendo la cucina. Secondo te ci sta come dimensione? Devo rimettere il muro qui alla fine perché è abbastanza buono. Io nel frattempo penso che sia una buona idea quella di costruire una protezione da te, perché non si sa mai che mi spi la casa. Assolutamente. Tipo dover fare il muro? Mi sembra eccessivo. Cosa sei, Trump? Ma non faccio un muro. È qualcosa di un po' particolare. Allora, la cucina non mi dispiace. Non ti dispiace la cucina? Beh, goditela, Luca. Perché, sai, le perdite d'acqua possono essere un po' problematiche. No, non ci provare. Ma resistito. Maledetta casa. È la porta del frigo che ferma tutto. E io che volevo buttarti uno tsunami addosso. Ma smettila! Ma sempre con questi cubetti. Ah, dannazione. Non ti preoccupare, troverò un metodo per sabotarti. Mezzo blocco, vai via. La tua specie non la vogliamo qui. Non insultarmi così. The Shadow. Oh, behind you. Ma dai, ma sempre a cantare, Luca. Non si può costruire in pace. Ma scusa, ma io quando costruisco canto. Tu cosa fai? Io costruisco quando costruisco. Ti pare? Non ma sai costruire, quindi non fai altro. Ma cosa vuol dire? Ma cosa stai dicendo? La cucina è finita. Voilà. Sì, ma ancora fuori la cucina. Io ho fatto il tetto nel frattempo. Perfetto. Sì, ma smetti di baciarti le mani, che sono anche zozze probabilmente. Dai, su, Luca. Guarda che spettacolo. La carne ho fatto, il lavagnino qua, ho preso mamma mia. Devo fare il tavolo da pranzo. Via. E cosa sono ste due cose, Luca? Ste due robe? Mio toc.
Gli hot dog, così, di questo colore. Chiaro. Allora. Io pensavo fossero due crocchette oppure due carote. Vabbè, ognuno ha la sua interpretazione. Cosa stai facendo adesso? Tavolo da pranzo con le sedie. Oh mio Dio. Ma non pensi di invecchiare prima di finire sta casa? Perché è un po' estenuante. Io ho già fatto anche il tetto. Sì, in effetti. Vabbè, non mi interessa. Sarà più bella la mia, è molto più dettagliata. Sì, va bene, ma vai in pensione prima di finirla, Luca. Fai una bella cosa, mettiti una sedia a dondolo. E poi, non lo so, un respiratore artificiale o qualcosa di simile. Forse la metto, va bene? E tu mettiti, non lo so, un tetto basso, ti auguro, così ci sbatti la testa, gigantone. In realtà la mia casa è decisamente più grande di me, anzi è gigante per me, guardala un po'. Ma cosa stai facendo? Un unboxing, Luca, da quelle parti? Stavo coltando quanti sto casino? Cubetti mi rimangono e sto finendo il mio bel pollastrello, guardalo qui. Che bel pollastrello, Luca, ma sembra pensare i polli, dai, devi costruire una casa oggi. Sai qual è la cosa migliore? Avere una cucina grande e bella, illuminata e piena di cose reali. No. Guarda con i blocchettini cosa si può fare. Voglio mettere una sedia di qua? Faccio boom e faccio... Boom. Che bello, ma non hai mai pensato di mettere un frigo come si deve, Luca? Come questo? È un po' grosso. Ascolta, gigantone, come va il meteo lassù? Piove? Ci sono le nuvole? No, lo vedi benissimo, c'è il sole. Vabbè, io ti lascio un po' di padelle che non si sa mai da queste parti. Tieni via, va. Che potrebbe esserti utile, così almeno riesci a cucinare qualcosa, altro che questi pixel, questi cubettini. Tornate, devo farla più lontana, ecco cosa devo fare. Sì. Devo finire il primo piano e ti dico che ci sarà già il secondo, perché l'hai fatto anche te il secondo piano. Quindi? Ah, vedi che mi copia alla fine, maledetto, sì, sì, maledetto, lo sapevo sì, io. Sì, piccolo sì, ma estremamente cattivo. Nelle botti piccole. Ci sta la cattiveria di Luca. Non piangere adesso. No, Luca, no. Ti devo consolare, aspetta, ti porto qualcosa. Tieni, guarda cosa ti ho portato. Un po' di coltelli, divertiti. Sì, per accoltellarti. Sì, ti piacerebbe un coltello più grande di te. Allora, ah no, oddio, oh, ah! Ma che? Cosa succede, Luca? Cubo gigante? Ti ha attaccato un topo? È proprio brut, non mi piace. Ma perché ti lamenti del tuo tappeto, Luca? Ma non ti piace sto tappeto? Beh, non è così male alla fine, dai. No. Non devi avere l'autostima così bassa, Luca. Lo sai che ti fa male. Ma poi non mi piace, è brutto. Ma come non ti... Ma come non ti piace? Beh, in effetti è un po' strano come tappeto. Vabbè, non ho tempo di rifarlo. E allora datti una mossa a costruire almeno i muri, Luca. Cioè, arriva qua una folata di vento e ti porta via. Ma c'hai ragione, devo fare i muri. Devo fare i muri. Ma se vuoi ti aiuto io. Ho un'idea, ma sì, ma ti posso aiutare io. Vai via, Satana. Dai, aiuto io. Guarda, facciamo un bel po' di muri. Guarda che bello. Guarda che bella la nuova casetta Noob di Luca. È spettacolare. Adesso ti lascio un regalino nel lavandino. No, che schifo, non farà nel lavandino, Luca. Luca, dove sei? Fermo. Dove? Esci subito dal lavandino. Ti imprigiono qua nel lavandino. Mamma mia. Vieni qua. Vai via, subito via. Vai. Se soltanto non fossimo in creativa, ti brucierei. Guarda, sta pure crescendo l'erbetta. Voilà. Coperto sto tappeto orribile con un bel tavolino. Adesso c'ho anche il tè e un bel libro. E adesso che esagerato. Io invece, altro che tavolino, ho fatto un bel tavolone. E qua ci metto magari anche una bella, un bel porta riviste. Guarda che spettacolo di casa che sta diventando. Vieni Luca a vedere. Guarda che bello. Oppure un bel soggiorno come si deve. Sei esagerato, eh? Pure il camino ti sei fatto. Certo, guarda che ti do fuoco se stai lì. Dai, fammi vedere invece cosa hai fatto. Tutte robe comprate all'Ikea, con lo stampino li fanno sti mobili. Sì, certo, all'Ikea, l'armatura medievale l'ho presa all'Ikea, ovviamente. Ma smettila, ma finalmente c'hai i muri, te. Prima eri un senza tetto, anzi, non è ancora il tetto. Sei ancora tecnicamente un senza tetto, Luca, lo sai. Vediamo cos'è, se vuoi ti do una rivista, un porta riviste, va. Che almeno ti tiene un po' di compagnia in questo postaccio. Guarda che roba, devo dire che comunque... Non te la stai cavando malissimo, anche se insomma... Chiaro, i miei sono design d'autore e non ci posso mettere il tetto, adesso devo fare il secondo piano. Ci sarà solo il bagno e... non lo so, ci devo pensare. Vabbè, dai, faccio una bella cosa, io faccio un attimo una pausa, vado un attimo a pescare e poi torno, che sennò qua finisco secoli prima di te, dai. Vai via! Sì, vai via, infatti, vengo a pescare da te. Tieni il tuo porta riviste. No, come si...
Luca, ti sento un po' in difficoltà. Che sta succedendo? Sono in difficoltà perché non riesco a capire come mettere il piede in coso. Non ti posso aiutare. Io sono un pochino troppo grande. Si è tagliato via tutto. Si sta tagliando via la casa. Ma come si sta tagliando via? Ma che disastro è fatto? Scempi! Ma cosa stai facendo? Ma è piena di buchi sta roba. Cos'è un selvadanaio, Luca? Stavo facendo lo studio. Poi sei arrivato te. Ho messo il libro qua e si è creato una voragine. Non è colpa mia, sarà un terremoto, Luca. Il tetramoto. No, il terremoto, ma porca miseria. Va bene, dai, ti lascio lavorare, su. Mi stavo annoiando, manco, sai, ho praticamente finito. Ho detto, chissà come se la sta cavando Luca. A quanto pare non troppo bene. Dai, mi manca solo il bagno e lo studio. Bene. Qua ci faccio lo studio. È tutto questo il bagno, mamma mia, è gigante. Certo, è la parte più importante, dove rifletto. Il bagno è la mia stanza preferita, non è che sarà pure la tua. Vai adesso via. Ciao, via, su. Ok, vado via, non è che sono un cane però, ciao, Puffy. Mettila. Mi prendeva in giro, diceva non lo finire mai il bagno, non lo fare mai. Dannazione, maledetto letto. E perché l'hai finito il bagno? Sto finendo la vasca, ed è la vasca più bella che tu abbia mai visto. Sì, addirittura. Vediamo com'è sta vasca. I sanitari. In pregiato marmo di Costantinopoli. Di Costantinopoli, veramente. Costantinopoli è famosa per il marmo. Ma cos'è sto disastro? Ho fatto anche la carta igienica di marmo, vabbè. Vabbè, dai, insomma. È come il materasso, più duro è, meglio è. Cioè, ci dormi meglio sopra il materasso duro, no? Potrei forse fare uno specchio. Dopo ci pensiamo. Allora, devo fare lo studio. Alla fine hai coperto la voragine di prima. Sembra un modellino da qua, no? Vero? No, è una casa, cioè, non è un modellino. Cioè, per me è un modellino, per te dovrebbe essere una casa. È bellissima! Dai, su, sbrigati che ho finito la camera da letto nel frattempo. Arrivo. Guarda che comunque sei in ritardo. Mi sa che mi manca soltanto una piccola parte anche della casa. Anche me, Poi vedremo qual è la migliore. Ma la tua non è blu. Cosa vuol dire? Cosa c'entra il colore? Bam, e bam. E bam, lo dico io. Bam. Un bel idromassaggio. Ci sto completamente dentro a questo idromassaggio. Guarda che roba. Io intanto sto finendo, non vorrei dire. Ma certo che anch'io sto finendo. Mi mancano giusto un paio di robette. Manca la doccia, perfetto così. E poi un bel lavandino. E anch'io ho concluso il bagno. Bam, io ho finito tutto. Fine, time, anch'io ho finito.